Città Domenicale, l'attuale ponte sul Terrense, ponte pedonale, e il ponte romano antico dei suoi resti. E adesso andremo a vedere delle trombe etrusche. Le tombe etrusche, la tomba delle regine, e qua abbiamo due simboli. E la parte esterna con una grande roccia. I simboli laterali, ciò che rimane, e la tomba interna. E qui le tombe all'interno. E notare i colori rosso-porporini di alcune costruzioni, come in questa. In origine potevano essere utilizzate anche come case, perché in origine sì, si viveva anche sottoterra. E questa sembra proprio una casetta, perché notate l'entrata, abbiamo l'entrata con sopra, sembra come tenere dei fiorellini, sembra il davanzale di una finestra, e poi l'interno. Naturalmente poco spazioso, perché l'importante era mantenere il caldo all'interno. Ed ecco le parti delle tombe di queste antichissime costruzioni perse nei millenni. Parliamo di migliaia e migliaia di anni. Ed ecco un'altra costruzione. Naturalmente corso contro, ma cose della vita. E anche qui c'è da vedere. Ecco, una classica area qui
evidentemente le hanno chiuse perché entravano i pastori quando pioveva, che pascolavano le capre tutto attorno, e quindi non si voleva che dentro delle tombe venissero le persone a stanziare. Evidentemente in quei prati una volta si pascolavano le capre ed è pieno di queste grotte. Oggi, come giusto che sia, parleremo un po' ancora delle creature, di questo incontro che deve venire. Quante persone magari vedete perché ho badato a fare le cose un po' andando sempre avanti? Perché tanti tornano indietro, nel senso c'è sempre questo timore che questi incontri galattici, diciamo così, possono essere in una situazione che qualcosa non vada per il verso giusto. E cari amici, abbiamo trovato una zona sotto vento, per fortuna non c'è la piena del Tevere, abbiamo trovato una zona sotto vento per fare video in una giornata ventosa, però qua sotto all'isola Tiberina di Roma è aperto perché il Tevere è un po' basso e quindi tengono aperto anche sotto i muraglioni che ci proteggono dal vento, quindi la zona è perfetta per questo video. Detto questo, naturalmente si parla di incontri con le creature extraterrestri. Le creature intraterrene, sappiamo, dallo spazio, dalla Terra, perché vivono anche all'interno dei pianeti. Ma veniamo al dunque, perché vado avanti, sempre avanti, in questa direzione dell'incontro, di ciò che sarà, di ciò che verrà? Perché io ciò a cui credo non torno indietro, perché non mi faccio quel dubbio. Allora, tanti hanno quel dubbio che praticamente come avverrà l'incontro, come saranno queste creature. Adesso vi spiego, è una cosa psicologica. Se uno è sicuro che arrivano degli amici, delle persone care che ti vogliono bene, come una famiglia, uno è contentissimo. Ma invece c'è un fattore psicologico che è legato proprio alla vita. Noi abbiamo un'anima in realtà, ed è da fare questo discorso. Allora ecco che le persone dall'alba dei tempi erano legati anche a entità e creature che portavano la vita e creature che prendevano la vita. Ma questo perché? Perché l'anima che fa parte di noi deve essere sempre guidata in una direzione, guidata alla casa madre, come si dice, alla casa del padre, no? Quando si finisce, quando si inizia, perché ci deve essere sempre un legame tra l'anima e il corpo, alla fine, è tutto uno. Quindi cosa succede? Creature che ritenevamo belle perché portavano la vita e creature
ritenevamo brutte perché la vita la riprendevano, ma è solo un discorso anima-corpo. Infatti il grande mistero della vita è proprio anche nella conclusione della vita, e quello fu il primo nostro mistero, perché era un mistero la nascita, però dopo c'eravamo. Era un mistero la fine, però dopo non ci siamo. Allora quello è il primo mistero, e anche per questo all'alba dei tempi la prima religione dei tempi era il culto dei morti, perché per questo mistero della fine c'era qualcosa al di là di ciò che si conosceva, perché la vita la possiamo conoscere, il dopo non si sa, a meno che si ha quella certezza che l'anima non finisce mai. Non è così, in qualche modo bisogna credere, perché è così. E quindi noi abbiamo legato la bellezza alla vita a certe figure della vita, e ciò che era la fine, ecco, non ci piaceva, e quelle figure erano legate alla fine. E così questo era l'alba dei tempi, e poi siamo arrivati ai giorni d'oggi. Al giorno d'oggi quindi c'è, temendo il cambiamento, perché il cambiamento è una cosa che si teme. Perché? Perché ci si abitua a stare in una certa maniera. Una certa maniera può essere di vita, una vita può essere anche difficile, ma ci si abitua talmente tanto in quelle condizioni che diventa l'unico modo. Allora ciò che il cambiamento fa temere. Però quali sono le condizioni? Ieri un poverino, ed è così, io sarebbe proprio da teatro, ma sapete qualcosa? Per la loro forza, la loro gioia. Allora quasi mi viene da sorridere. Queste persone hanno una forza di vita, di vivere, che non ve lo potete neanche immaginare. Perché? Perché persone senza fissa dimora, cosa fanno? Hanno un carrello del supermercato come unica cosa per tenere tutte le loro cose. È incredibile. Grande giornata di sorvolo di elicotteri, perché praticamente ci sono delle manifestazioni, e chiaramente però va il rumore proprio sull'audio. Comunque benissimo, è Roma, qui succede sempre tutto. Allora, tornando a noi, quindi la grande gioia di vivere, una grande gioia di vivere, una grande gioia per la vita, da non dimenticare mai. Allora, quindi noi abbiamo legato la bellezza alla bruttezza, le cose belle e le cose brutte. Ecco che l'umanità ha questo spirito. E cosa succede? Il cambiamento si teme anche quando si sta in delle condizioni che il cambiamento farebbe bene. Fatto sta che in tanti quindi premono affinché, nel timore del cambiamento, prima vanno avanti sapendo che il cambiamento verrà, e poi tornano indietro temendo il cambiamento. Invece non dobbiamo temere il cambiamento. Anni fa una delegazione di terrestri addirittura andò nel regno di Shambhala a chiedere se per caso si potesse evitare questo ritorno di creature, ritorno degli dèi, ritorno, mettiamola come vogliamo, ritorno di Gesù, ritorno di Allah, di Dio, di Maometto, sappiamo, è sempre legato a delle creature che sono quelle che in origine hanno sviluppato la razza umana. Perché?
Allora, dobbiamo anche dare degli esempi, delle cose proprio da far capire. Praticamente la vita avveniva soprattutto all'interno dei pianeti, dove c'è luce, magma, calore, acqua, tutto quanto occorre, e delle cavità interne, perché i pianeti ruotando creano anche delle cavità, poi vengono anche scavate queste cavità. Però essendo che la popolazione aumentava sempre nei pianeti, c'era l'esigenza di avere una razza, delle creature che sapessero vivere anche all'esterno dei pianeti. Esatto. E così tra gli altri nasciamo noi, veniamo creati noi, per creare chi sapesse delle creature che sapessero vivere all'esterno dei pianeti. Detto questo, sono interessati a noi, ma certo, come madre, come padre, come dei buoni di famiglia che tornano, dei giusti, perché sanno, conoscono la vita, quindi sono giusti, che tornano. Però chiaramente questo timore del cambiamento non voleva ciò che accadesse. Però cosa succede? Queste cose dovevano accadere perché l'unione è destinata, perché noi siamo creati e quindi facciamo parte di chi ci ha creato. Allora è impossibile che chi ci ha creato non torni, primo. Secondo, vi parlai delle regine. Queste creature hanno sempre delle regine madri, praticamente delle regine femmine che governano su tutti, e poi è oltre proprio. Fatto sta che naturalmente le due regine abitavano su questo pianeta Nibiru, regina Anunnaki, ma non potevano esserci due regine. Quando nacquero due gemelle, non potevano esserci due gemelle, e una rimase su Nibiru tra gli Anunnaki e una scese all'interno della Terra, perché Nibiru in quel momento transitava vicino alla Terra. E lì nacque il regno di Shambhala tra i 9 regni, poi divennero 10 regni, con anche un altro regno, sulla Terra. Fatto sta che queste creature si incontreranno di nuovo, ma io vi dico, ma quando mai delle sorelle gemelle, come dei fratelli gemelli? Se conosceste i gemelli, sono molto simili tra di loro e ci stanno bene insieme. Mai e poi mai. Come potremmo dividere e evitare questo contatto? Per tante situazioni. Quindi anche le regine lo vogliono. Quando dei terrestri dissero, ma cerchiamo di evitarlo, chiediamolo anche alla regina. Le due sorelle sono gemelle, non possono stare staccate tra di loro. È tutto, il bianco e il nero, la luce e l'ombra, ma quando mai? Se non c'è il buio, non c'è la luce, se non c'è il bianco, non c'è il nero, come fate a non capirlo? E questa è l'esistenza. E poi naturalmente c'è la conoscenza del bene e del male, quello che ci sviluppa, perché noi dobbiamo conoscere, dobbiamo sapere, non possiamo vivere nell'ignoranza, però la conoscenza è quella che si fa giorno per giorno vivendo. C'è un bellissimo volo di rondini. Le rondini. C'è tanto vento su, tanti insetti che vengono portati dal vento e loro mangiano. Quindi non temere il cambiamento, finché il cambiamento arriva e staremo di nuovo insieme con queste creature che ci hanno generato, e la conoscenza
la conoscenza della vita, quindi essere felici della vita, una vita che sia felice per tutti, ma tutti realmente, e poi naturalmente tramite la conoscenza anche cos'è il bene e il male, ma sono le azioni. Allora il saper vivere, cos'è il saper vivere? E fare il bene, sì, perché uno conosce la vita, conosce ciò che è bene e in quel momento l'azione ti fa compiere il giusto. Ma è semplice. Cos'è il bene, il male e il bene? Sono le azioni, mi raccomando. In realtà c'è un'entità suprema, divina, Dio, che registra tutto. Oggi abbiamo le telecamere, ma pensate, siamo come nel Medioevo, dobbiamo sapere che non è la telecamera, è un qualcosa di oltre, è la coscienza divina che registra ogni nostra azione. Noi siamo energia, e cos'è il bene e il male? Dobbiamo, le nostre energie, essere in linea con le energie dell'universo e capire di volta in volta cos'è il bene, cos'è il male, sto facendo bene, sto facendo il male, perché a seconda delle azioni, anche amare è un bene, però è un bene per esempio che si fa in due. Allora l'azione qual è? Che l'altro, l'altra sia con noi. Come odiare, perché odiare? Comprendere l'altro e cercare invece una soluzione umana, una soluzione che ci possa portare avanti. Questo è il nuovo documento consegnato qui a Roma, al 25 novembre 2022, poi 26 novembre, 27 novembre, le mie, come si potrebbe dire, vacanze romane, Gennaro Gelmini naturalmente, Nibiru, il pianeta che si avvicina, quindi anche per dicembre 2022 e gennaio 2023 l'aumento di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e gli eventi sulla Terra in relazione all'influsso gravitazionale che esercita il pianeta Nibiru, che ha un'enorme massa gravitazionale, sul pianeta Terra e il sistema solare. E andiamo avanti, cari amici, avanti, che il futuro ci attende. Guardate che bello! Sappiate vivere la vita perché è troppo bello. Mai e poi mai afflosciarvi, perdervi. Guardate gli uccelli come volano maestosi. Guardate che bello, guardate che bella passeggiata. Ma guardate, guardate. Guardate. Soltanto perché lì c'è tanto vento, infatti siamo venuti qua sotto dove c'era meno vento. E cosa succede? Le rondini sanno che volano tanti insetti. Da Gennaro Gelmini, 25, 26, 27 novembre 2022, un gran saluto a tutti da Roma. Adesso andiamo metaforicamente a fare un viaggio nell'oscurità.
Non puoi avere paura del buio quando non lo vedi. Non puoi avere paura di ciò che non vedi. Cari amici, bisogna pur dirle le cose. Dicembre 2022, gennaio 2023, c'è questo ulteriore aumento di terremoti, eruzioni vulcaniche, ma anche naturalmente alluvioni, onde anomale, tsunami, tutto quanto, per l'influsso gravitazionale del pianeta Nibiru sul pianeta Terra. Il Polo Nord magnetico sta cambiando notevolmente, come mai successo in 10 anni di osservazioni. Le cose vanno sperimentate di persona e non per sentito dire. La Terra è il nostro mondo, è logico che le creature che abitano all'interno della Terra, il nostro mondo, sono buone, anzi giuste. Perché è la vita che lo chiede. E che gioia, che bello. Vivere la vita. Ma sarebbe così semplice. E allora per vivere bene la vita ci vuole verità. Inutile mandare missili, razzi contro Nibiru per cercare di deviarne la traiettoria. Nibiru all'alba dei tempi scontrò contro il pianeta Tiamat in quella che adesso è la fascia degli asteroidi, la fascia interna tra Marte e Giove, e non deviò dalla traiettoria. Poi da pianeta Tiamat nacque la Terra, la Luna. Nibiru non deviò dalla traiettoria, quindi cercare di mandare missili, razzi contro Nibiru per deviare la traiettoria fa sì che però invece la verità sull'esistenza del pianeta Nibiru viene sempre più rimandata finché non sarà più possibile. Quindi meglio dirle immediatamente le cose che già avrebbero dovuto dirle da tempo. Molto, molti anni fa. Ci vuole un ruolo di verità. Adesso. Gennaro Gelmini, 27 novembre 2022, Isola Tiberina, Roma. E che luce sia per la verità.